i ristoranti dove pensiamo di andare e non andremo, i film che vogliamo vedere e non guarderemo, i viaggi che vorremmo fare e non faremo. Le cose che non facciamo sono le più belle. È il pensiero di Andrés Neumann, scrittore e poeta argentino naturalizzato spagnolo, che ieri alla libreria Fahrenheit ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Le cose che non facciamo, appunto. Una raccolta di racconti tra il possibile e l'impossibile, una visione su mondi strani ma verosimili, con personaggi, secondo le intenzioni dell'autore, che parlano con il pubblico. È un libro di racconti con storie differenti, alcune storie d'amore, altre storie di morte. Un libro tragicomico che mi piace perché secondo me la tragicommedia è il genere della realtà e per questo ci piacciono le storie che ci fanno sia ridere che piangere. Qual è il suo genere letterario preferito? Mi occupo di diversi generi, il romanzo, il racconto, la poesia, e quello che mi piace è mischiarli, quindi mi piace vedere come influiscono gli uni sugli altri. Più che separarli, far sì che possano dialogare tra loro. In bilico tra il reale e il surreale, anche la visione dello scrittore sulle motivazioni alla lettura, rispondendo all'invito a stimolare i giovani piacentini a leggere. La lettura è un atto di disobbedienza, quindi mi trovo in una situazione un po' particolare perché se incito se dico ai giovani lettori italiani di leggere, in realtà l'atto più letterario da fare sarebbe non leggere. Una visione surreale, ma non troppo. Credo che leggere voglia dire essere discrepanti, quindi trovare una prospettiva diversa da quella che già si conosce e cercare qualcosa di nuovo che ci cambi la visione della realtà. Credo che la finzione sia fondamentale ed essenziale per la realtà perché ci permette di leggerla e di capirla meglio, quindi la finzione ci dà l'idea di quello che è realmente la realtà.